Lascia o raddoppia, sto qui che aspetto la tua decisione. Lascia o raddoppia, sto qui che palpito per l'emozione. Il tempo vola e la risposta ancora non so. Tic 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 toc, forse sì, forse no. Lascia o raddoppia, se tu mi lasci te ne pentirai. Lascia o raddoppia, raddoppia i baci, doppia gioia avrai. Ho messo in palio il mio cuore, che vale assai più di mille gettoni d'oro. Perciò raddoppia il nostro amore. Ho vinto un milione, capisci? Ho vinto un milione. Fai subito a riscuotere il premio. Anzi no, fai una cosa, non lo riscuotere. Puntalo tutto su Saltarello vincente. Capisci? Vincerò 20 milioni. Eccellenza, non diretta ai sogni. Ma che sogno è sogno? È realtà. Vai, su, pit pit, marcia, allì, allì, sì, allì. Diciotto? 19? 20. Ci sono ancora 150.000 lire, signor Duca. 150.000 lire? Prendetevi un caffè, buon uomo. Grazie, grazie mille. Prego, 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 al palazzo, andiamo. Ma a proposito, eccellenza, e quale palazzo? Come quale palazzo? Il nostro, dove abitiamo, no? Ma no, non è possibile. Ma come non è possibile, scusa? Ma dico, ma cos'hai? Cos'è? È che non è possibile. Tutto il danaro, il palazzo, lei vestito così elegante. Perché? Perché è un sogno, eccellenza. Gliel'assicuro, è tutto un sogno. Un sogno? Sì, sì. E allora tutta questa roba, scusa? È un sogno. Ti vuoi convincere che non è un sogno? Sì, signore. Orgimi il tergo? Prego, eccellenza. Aia! Ti sei convinto? Se fosse un sogno, ti saresti svegliato di soppiatto. Ma no, eccellenza, perché non sono io che sto sognando, è lei che sta sognando. Dai, 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 non facciamo scherzi. Ma gliel'assicuro. Ma io sono desto. E vi permette che io glielo provi? Ti vuoi convincere? Sì, signore. Vuoi che ti porgo il tergo? Se permette, eccellenza. Vediamo se c'è qualcuno che ci vede. No. Beh, in linea eccezionale per questa volta, fai presto. Sì, signore. Ai! Accidenti! Accidenti. Era proprio un sogno. È questo che dorme ancora. Su, Camillo. Camilluccio, svegliati, cocco. Pupo, c'è il sonno pesantino già. Dice il sonno pesantino già. E là,
E là! E là! Dai! Ah! Perché mi hai svegliato? Io? Signor Duca, ma io stavo dormendo. Mi hai svegliato nel sonno. Imbecille che non c'è altro. Per questa grave inflazione ti metto 2000 lire di multa. A me? E a te. Su, alzati! Alzati! Sì, sì. Sì, sfasciami il letto, così lo dobbiamo pagare. Idiota. Che ore sono? 2:30, signor Duca. Bene, così possiamo comodamente saltare la prima colazione. Eccellenza, qua si salta la colazione, si salta il pranzo, si salta la cena. E io, a furia di saltare, sono diventato un acrobata. E non sei contento? Vuol dire che hai imparato un mestiere. Impara l'arte e mettila da parte. E la vita, eh? Non si può mai sapere. Domani vuoi andare a finire in un circo equestre e ti trovo un mestiere già fatto. Oggi per vivere, caro ragazzo, bisogna fare i salti mortali. Gilè? Andiamo? Ah, lumaca. Giacca? Sì, signore. Dove? Spruzzo? Signor Duca. Signor Duca. Che c'è? Posso fare una domanda? Se è lecito. Signor Duca, ho fame. Bravo, bravo. Segno di salute. Di appetito vuol dire che ha salute. Fate una bella bevuta d'acqua. Una bella bevuta d'acqua fresca. Acqua. Acqua, acqua. Acqua vuol dire il calcio, la vitamina. Vitamine. Vitamine A. 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 Cosa c'è di buono oggi? Gnocchi, è giovedì. Oh, gnocchi, benissimo. Ma un'aria meravigliosa. Come mai il Duca non viene più a tavola? Già, come mai? Non ne ha il coraggio. Mi deve un anno di pensione. Un anno? Cappello e bastone. Sì, sì. Il paletò. Sì, signore. Cacciavia, bastone, cappello e guanti. Sì, sì. Cacciavia. Detto male cacciavia. Io il cappello e capozzo. Sì, signore. Totò. Sì, signore. Il bastone, ma che fa? Ma che fai? Che fai? Ignorante! Cretino! Già il cretino sono io, che ho preso un volgarissimo stalliere e l'ho innalzato al rango di maggiordomo. Ma io quando facevo lo stalliere mangiavo, però, eccellenza. Perché adesso non mangi? Silenzio, eccolo. Duca? Dica. Perché non si accomoda? Venga, 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 dobbiamo dirle qualcosa di importante. Sì, venga, 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 venga. Cosa c'è? Perché non si ferma a pranzo con noi? Non posso, signore, grazie, non posso accettare, declino. Devo dare le corse. Ah, già, le corse, lui è così competente. Oh, sì, no. E c'è un cavallo sicuro. Sì, un cavallo sicuro, proprio sicuro. Un cavallo sicurissimo? Sì, sì. La bistecca che state mangiando. Vuole un cavallo sicurissimo per questa corsa? Sentiamo. Giochi Sigfrido. Ma no. Sì. Dopo la vincita passerà il mio maggiordomo per riscuotere la provvigione. Signore, au revoir. Camillo. Vuole un cavallo sicuro per questa corsa? No. Perché no? Perché ti conosco. A me? Ma scusi, è la prima volta che io lo vedo, sai? Tu suggerisci a ognuno un cavallo diverso. E uno deve vincere per forza. Così tu la percentuale per l'informazione te la becchi di sicuro. Scusi, ma dico lei, lei, come sa queste cose? Perché faccio così anch'io. E non si vergogna? Signore? What? Inglese? No, americano, che vuoi? Ah, americano, bravo! Madinusa, americano. Vuole un cavallo sicuro per questa corsa? Tu chi sei? Io sono un informatore, si informi, è vero? Sono un informatore. Tu non ce l'hai la faccia dell'informatore, io me ne intendo perché controllavo 10 campi di corsa in America. Ah, bravo, bravo, controllore, bravo. E lo vuole questo cavallo sicuro? Giochi muscolone. Muscolone? Muscolone. All right. Se vince te darò il 50%. Benissimo.
Perfetto. Oh, hai capito? È un ottimo affare, 50%. Fifty-fifty, sì, sì, ci sto. Sì, però, se muscolone non vinci io ti buco. Scusi, perché mi vuole bucare? Ah già, che distratto, lei è controllore, sì, sì, sì. No, perché nessuno l'ha mai fatta a Nick Molise. Lei? Per Bacco, sai chi è? Nick Molise, l'indesiderabile. Non dire quella parola, non dirla più davanti a me. Camillo! Stammi vicino. Calma, caro, non vede c'è gente? Non vede che c'è gente? Non trascemiamo, signor Nick, ci mancherebbe altro. E poi chi è che ha detto indesiderabile? Quest'animale l'ha detto indesiderabile. Ci mancherebbe altro, lei è desiderabilissimo. E anche la signora, se è desiderabile la signora. Signore, i miei omaggi. Signore? Signore? Scusi, signore, vuole un cavallo sicuro per questa corsa? Parli più forte, ho le pile scariche. No, dicevo, se vuole un cavallo sicuro per questa corsa. Non sento. Vuole un cavallo sicuro per questa corsa? Ah, sì, volentieri. Sì? Dica. Il cavallo che vince sicuramente... No, forte. Oh, scusi. Passaggio al livello. No. Ah, grazie! Il cavallo che vince questa corsa si chiama Veleno! Grazie, vado subito a giocarlo! Mi ricorderò di lei! Grazie! Oh, buongiorno, come va? Perché a me hai consigliato Muscolone e a lui Veleno? Ma scusi, se tutti puntano su Muscolone, lei cosa vince? Viceversa, io voglio che lei vinca molto, ecco. Così rimane qui in Italia, perché lei qui in Italia è creda, glielo dico io, è desideratissimo, ecco. Se non arriva Muscolone e vince Veleno, io ti buco. Senta, parli con lui, abbia pazienza. Vengo subito, c'ho una cosa più importante. Muscolone. L'ultimo. Dammi il binocolo. Ma chi è in testa? Quel disgraziato di Veleno. Io vorrei sapere poi perché corre tanto. A fretta. Quanto le devo? Non mi deve niente. Molto gentile, grazie. Hai visto? Ha sentito subito il sordo. Da questa parte. Dove è andato il tuo padrone? Mi ha imbrogliato. Signore, badi come parla, sa? Lei non sa chi sono io? Un bel imbroglione. Oh! Io sono il duca Gagliardo della Forcoletta. Il duca della Forcoletta? Sì, signore. È un anno che la sto cercando. A me? E perché? Io sono il notaio Baracca. Baracca? Sinistrato, forse? Ma che sinistrato? Sfollato, pardon. Ma che sfollato? Ma allora che Baracca? Notaio Baracca, notaio. Ah, notaio, Baracca cognome. Yeah. Hai capito? È il notaio. Qualche lascito, forse? Ma sa che non riuscivo a rintracciarla. Ah, sì? È un po' difficile. Cosa vuole? Noi ci viaggia sempre. Io devo parlarle di una cosa un po' delicata e questo non mi sembra il luogo adatto. Bene, anche a me, veramente. Venga domani nel mio studio. Sì, signore. Questa è la mia carta. Ecco, dammi la mia carta. Le do la mia. Domani senz'altro prenda. Scusa, no, io ho un domestico cretino. Arrivederla. A domani. Arrivederla. Ho detto dammi la carta, ma dai. Questa!
e ti metto 4.000 lire di multa. E mi trovi calmo. Addio. Veramente si tratta di un lascito un po' particolare. Sì. Un testamento, direi, quasi spirituale. Bene. Le ricorda la signora Maria Marini? Maria Marie, Maria Marie, e per Bacco? Eh? Oi Marie, oi Marie, no, no, ma... quando suono? No, Maria Marini. Maria Marini. Nel 1900... 19, no. Vestita di vuole, di chiffon. No, no. 1900... Guardi che fa così la canzone. No, oppure la memoria. No, 1934. Pardon, confondivo. Dunque, nel 1934... mi lasci compulsare. Prego. La prego. Maria, 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 Maria. Maria, 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 Maria. Senta, signora Duca. La prego, sto compulsando. Maria, Maria. Sì. Nel 1934 ho conosciuto sette Marie. Maria Marini di Genova. Genova? Genova Cavalleria, ho fatto ufficiale. Dunque io a Genova ho conosciuto tre Marie. Come vede, piano piano il cerchio si stringe. A quel tempo Maria Marini era maestra elementare. Bionda? Bruna. Appunto dico. E cosa fa di bello, cosa fa di bello adesso? Ormai non fa più nulla. E da quanto tempo? Da un anno. Oh, quanto mi dispiace. Quanto mi dispiace. Se la vi, se la vi. Mi dica un po', e quando mi ha lasciato? Duca. Dica. Lei è fuori strada. Perché? Le ha lasciato semplicemente una figlia. La figlia di Maria? La figlia di Maria è sua. Eh già. La ragazza adesso ha 21 anni. Esatto. E dove si trova questa figliuola? La troverà in via Solferino, al bar Aurora. La troverà a qualsiasi ora del giorno. Ah, brava. C'è un bar di proprietà. No, è cassiera. Ah, la cassa non è mica sua? No, naturalmente. Ti pare? Conosce questo? Perbacco. Quella donna non le ha mai chiesto nulla. Mi sembra giusto che lei debba ora, se non altro, occuparsi della ragazza. È il mio dovere. E come si chiama questa figliuola? Elsa. Elsa? Elsa. Vabbè. 350. Ma no, 250. 350. Ma scusa tanto. Sei emozionata? Eh beh, un po', certo. Ma perché non sei andata con lui? Lo mandano al signor Anastasio. Avevo anche il biglietto. Ma cosa ci vuoi fare? Signor Anastasio, ma perché non ha lasciato andare la Elsa? Sì, così vi chiudo bottega. Il barista se ne va in palcoscenico, la cassiera in platea e io me ne vado a spasso. Vieni, incomincia a lasciare a doppia. Signor Anastasio, mi lascia andare? Sì, e alla cassa chi ci sta? Andrai dopo, quando tocca a Bruno. Mi raccomando, Osvaldo, avvertimi. Ci penso io. Grazie e buonasera a tutti. Che cosa bisogna vedere? Della gente che con quattro rispostine si guadagnano i gettoni d'oro, i milioni, case e terreni. Io ho lavorato tutta la vita per mettere su un bar. E adesso devo venderlo. Buonasera.
Buonasera. Desidera? Niente, pardon, sì, desidero qualche cosa, non so, mi dia qualche cosa da bere. Qualcosa di caldo o di freddo? Beh, una via di mezzo, facciamo tiepido, eh? Un caffè? Ecco, sì, un caffè tiepido. Quant'è? 35. Elsa, tocca a Bruno. Signor Anastasio. Va bene, vai. Ed ora, signore e signori, passiamo al primo concorrente per la domanda singola da 640.000 lire. Prego, signorina Campagnoli. Il signor Bruno Palmieri di Milano. Forza, Bruno! Dai! Perché lo conosce? Come no, il mio fidanzato. Dunque, lei è ritornato fra noi per lasciare o raddoppiare? Per raddoppiare. Raddoppierò sempre. Quanto pare, allora, lei è decisissimo a raggiungere la cifra massima da 5 milioni e 120 mila lire. Decisissimo, mi servono. A cosa? Beh, voglio rilevare il bar dove lavoro e sposarmi. Complimenti a lei, allora, e alla sua fidanzata che probabilmente in questo momento è in ascolto. Allora, signorina Campagnoli, mi vuole... Bravo giovanotto, è simpatico. Mi piace. Piace anche a me. Ce ne sono tre, quale vuole? Scelga lei, per favore. Va bene. E con i membri del auguri. Grazie. Ma che c'entra quella? Ma. Può accomodare in cabina? Ma. Lì alla sua sinistra c'è un chiodo con la cuffia. Si mette la cuffia. Ah, come mi batte il cuore. Anche a me. Perché? Così. Se non mi battesse sarei morto. Allora è pronto, signor Palmieri? Ma. Sì, signor Mai. La domanda da 640.000 lire che facciamo al signor Palmieri, il nostro esperto di musica leggera, è la seguente. Chi è l'autore della canzone Mala Femmina? Le ripeto la domanda. Chi è l'autore della canzone Mala Femmina? Vediamo esattamente un minuto e mezzo di tempo per pensarci. Via. Non lo so. Eppure, è una domanda così facile. Forza, signor Palmieri, il tempo passa. Non lo sa, non lo sa. Sarà un momento di amnesia cerebrale. L'autore della canzone Mala Femmina è... Ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Mascheroni. Non ce l'ha fatta. Ah, signor Palmieri, mi spiace, non è Mascheroni, è Antonio De Curtis. Purtroppo lei casca. Per il suo bar bisognerà che escogiti un altro sistema. Sono spiacente, signor Palmieri. Ad ogni modo, miglior fortuna la prossima volta e grazie per aver partecipato al nostro gioco. Arrivederlo. La risposta che avrei saputo dare anch'io, benissimo. Boh. Avanti un altro concorrente per la domanda singola. È andata male, eh? Lo sapevo. Ma che cosa vi eravate messi in mente voi due? Era tanto sicuro di vincere, invece, lo vedi? Almeno avessi venduto il bar a Pestolozzi quando me l'ha chiesto invece di dare ascolto alle chiacchiere di Bruno. Vincere i milioni con le canzonette, illusi! Senta, ma lei la vuole smettere di infierire contro questa povera ragazza? Io? Sì, lei. Lei sta infierendo. E permette che glielo dico, lei infierisce. È chiaro? Oh. Oh. Non faccia così, su, non faccia così, signorina, non... Ma ancora lei, ma che vuoi? È da un'ora che mi sta girando intorno. Ma si può sapere che si è messo in testa? Io? Ne posso essere padre? Sì, non mi parli di mio padre, per favore. E perché? Mio padre è morto. E da quanto tempo? E anche se non è morto, come se lo fosse. Non so nemmeno come si chiama. Ha abbandonato mia madre prima che nascessi. Però potrebbe anche essere vivo. Che cosa cambierebbe? Quello se ne sta sulla Costa Azzurra adesso. Nelle sue ville, nei suoi palazzi, a giocare al casinò, alla roulette, alle corse. Perché lui è nobile, è ricco. E io che sono suo figlio, sono una povera disgraziata, ecco. E se tornassi? Non caccerei via! Non faccia così, su, su, calma.
Natale. I padri servono. I padri sono utili. Mi creda a me, i padri ci vogliono. Sì, che fanno qualcosa per i loro figli, che li aiutano, che li sorreggono. Ma quelli come il mio non hanno nemmeno il diritto di chiamarsi padri. Questo pure è vero. Signor Anastasio, mi scusi, ma io stasera mi sento poco bene. Vorrei andare a casa. Vai. Buonasera. Un applauso ugualmente per il signor Bonelli. La gioventù d'oggi vuol subito arrivare, non ha pazienza di aspettare. Oh, questa sera non si salva più nessuno, Due aranciate. Cadono tutti? Pensi che un tale che sapeva tutto sulla storia dei cavalli gli ha fatto una domanda così difficile che poveretto proprio non sapeva rispondere. Per resto era una domanda difficilissima. Peccato perché era già arrivato al premio di 1.280.000 lire. Ma lo sa cosa gli hanno chiesto? Gli hanno chiesto il nome del cavallo arrivato terzo al Gran Premio di Parigi del 1912. Oh. E poi, sa cosa gli ha chiesto? Le ha chiesto il nome del fantino che lo montava. Oh, roba da matti. Oh. Perché? Perché roba da matti? È semplicissimo. Dunque, il cavallo si chiamava Giacinto, figlio di Minerva e di Donatello II, nonno di Bambino, che vinse il premio delle nazioni nel 1932. Il fantino, Alessio Smith, inglese ma di madre meticcia, nato a Liverpool il 12 agosto del 1891, di domenica, in una giornata afosa alle 6:30 del mattino. Iniziò la sua carriera equina, cioè equestre, il primo sabato inglese del 1906, vinse ben 387 corse e montò 8.647 cavalli, di cui il terzultimo della penultima corsa, e cioè Pippo IV, sebbene raffreddato, superò di una incollatura Genoveffa prima. Come vedi, giovanotto, la risposta è semplicissima. Ma lei ne sa più del Mike Buongiorno, degli esperti di tutti. Ma perché non va la sera doppia così portare un po' di milioni? Lei opina. Come? Dico, opina. Cioè, presume che io... Oh, se non può lei, allora... Ecco, le aranciate sono pronte. Oh, subito. Buon uomo, senta. Quanto le hanno offerto per questa specie di luccicattolo? 5 milioni. Ebbene, io le darò 5.120.000 lire. Ma le dà? No, dico, le do 5 milioni e 120 mila lire. Non me li dà, non me li dà. Glieli do, se glieli offro. Seguita a far così. Ah, no, non ci faccia caso. Dunque, accetta? 5 milioni e 120 mila lire? In contanti. No. Le darò dei gettoni d'oro. Signore e signori, buonasera. Da Teatro della Fiera di Milano vi trasmettiamo Lascia, raddoppia. Presenta Mike Buongiorno. Grazie e buonasera a tutti. Alla nostra trasmissione in passato sono intervenute persone delle più disparate categorie sociali, ma non avevamo mai avuto il piacere di ospitare un rappresentante dell'aristocrazia. Ebbene, questa sera ospitiamo proprio un duca e a fare gli onori di casa sarà la signorina Campagnoli. Il duca Gagliardo della Forcoletta, dei Prati di Castelrotondo. Buonasera, duca. Buonasera. E lei chi è? Duca, guardi che ci deve essere un errore. È all'ultima domanda che ci si presenta con l'esperto. No, no, signor Mike, non è l'esperto. Questo è il mio domestico. È cretino, ma è il mio domestico. È vero, Camillo? Sì, signore. Sì, signore. Beh, veramente non mi risulta che il regolamento accetti i maggiordomi di coloro che partecipano alla trasmissione. Tuttavia, il notaio non protesta, quindi possiamo procedere. Grazie. Un po' da bere. Sì, molto graziosa la signorina, ma quanto è carina. Grazie. Beh, così pensano anche i nostri ascoltatori. È vero? Sì, sì. Allora ce n'è uno di più, ci sono io. Ma quanto è carina. E come si chiama? È di Campagnoli. Campagnoli? Ma per bacco, io l'ho sentita tanta volte a lei, sa? Davvero? La Campagnola bella. Io scherzo, signorina. Senza complimenti? No, no, grazie. San compliment? Prego. Merci. Camillo Marsh. Sì. Sono qua.
Beh, io me ne vado. Vado pure, sì. Allora me ne vado anch'io. Beh, se vanno via loro, vado via anch'io. Allora chi fa la trasmissione? Sa, venga, deve scusare, qua, per favore. Deve scusare perché sa com'è. È la prima volta che io mi coso davanti al pubblico e sa com'è. Un po' di FIFA. Si accomodi qui, per favore, nel quadrato massimo. Sì. È pronto, Duca? Prontissimo. Allora, Duca, dica, quale categoria ha scelto? Ippica. Con particolare riferimento a qualche determinato periodo? No. Con riferimento a tutte le corse di cavalli che ci sono svolte dall'epoca degli antichi persiani a tutt'oggi. Per Bacco, fino ad oggi? Fino ad oggi, pomeriggio alle 5. Ed è da molto che si dedica ai cavalli? Beh, insieme a Dio, da quando sono nato. Sì, perché il mio padre, il duca Ferdinando, ebbe 5 figlie femmine. Quando io nacqui, disse alla levatrice, per Bacco, abbiamo un maschio. Allora siamo a cavallo. Come vede, Gesù ici. Allora, Duca, dica, montiamo a cavallo. Scusi, credevo che ci fosse un muro dietro. Montiamo a cavallo e galoppiamo verso quei 5 milioni e 120 mila lire che ci auguriamo di poterle far vincere. Beh, speriamo. Signorina Campagnoli, ci porti la busta con le prime 5 domande. Con queste domande speriamo di portarla al primo gettone d'oro. Speriamo. Ecco, signorina. Se ne arriva. Eh sì, mi spiace, ma al mio posto vicino al notaio. Ma stia qui con noi, così carina, porta fortuna. A me mi porta fortuna, sa. Capisco, Duca, ma il notaio non permette, no? Ah, questi notai, ah? Duca, guardi che lei ha scelto Ippica, non... Beh, cosa vuole, donne, cavalli, sa, a prescindere. Allora, per 2500 lire. No, dopo, Duca. Ah, che distratto. Quando avrà risposto alla domanda. Ho sentito una cifra. Mi sa dire... In che anno furono messe in funzione negli ippodromi italiani le macchine di partenza a scatto elettrico? 15 maggio del 1927, alle ore 3 del pomeriggio, pioveva. Bravissimo, la risposta è esatta. Ma come hai fatto a rispondere con una certezza totale? Ero vicino al palo e presi la scossa. E passiamo alla seconda domanda, quella da 5.000 lire. Sì, sì. Un cavallo vinse 48 milioni di premi, fra cui due volte la Coppa d'Oro e l'ultimo Gran Premio di Milano. Come si chiamava questo cavallo nipote di Apelle? Apelle, Apelle, figlio d'Apollo, teneva una palla di pelle di pollo, tutti i pesci venivano... Pesce quarto! Ma quello è un fenomeno, Scusa. Le mie più vive congratulazioni. Sui generis. E adesso mi sa che è terzo da porta. Bene, allora vogliamo passare a questo. Ma lo sai che quello lì è un fenomeno? Chi? Quel signore che ti ho detto sta tutto sui cavalli. Sta facendo un successone, quello vince, te lo dico io. Ma di chi stai parlando? Ma come, non si ricorda? Di quel signore che vuole comprare il bar in gettoni d'oro. Ah, quello... Permette, signora Anastasia, un minuto. Voglio vedere se quello ha più fortuna di me. Vieni, Lisa. No, non vengo. Dopo la sera odio quella trasmissione. Ma poi che lo conosci anche tu? Era qui quella sera che andò male, Bruno? Avete persino parlato insieme? Ah, sì, quel tipo strano. Beh, non mi interessa. Andate voi. Un minuto, Messo? Siamo giunti all'ultima domanda. La domanda da 40.000 lire, quella che le darà diritto al primo gettone d'oro. Grazie. Che le daremo dopo che avrà risposto. Ah già, è vero, da fare dopo, sì. Questa è una domanda dove le dobbiamo far vedere una diapositiva. Il nostro valletto, per favore. Scusi, è una malattia? No, la diapositiva non è una malattia. No. Si tratta di un positivo trasparente. Ah, un positivo trasparente. Ci serve per farle vedere una fotografia sullo schermo. Sì. Si vuole avvicinare da questa parte, grazie, per favore. Ecco. È abbastanza vicino, ci vede? Io ci vedo, e lei... Io ci vedo abbastanza bene per leggere le domande. Ah sì, lei sì, da lontano. Non ho paura che ho inteso un affare degli occhiali. Quante sono queste? 5. No, sono 4 e mezzo. Vedi, questo è più corto. La risposta non era esatta, signor Buongiorno. Tu? Allora, la domanda che le facciamo è la seguente. Mi sa dire come si chiama questo cavallo? Donato. Bravissimo, la risposta è esatta. Congratulazioni, come ha fatto? Semplicissimo. Non vede? Ha la bocca chiusa. Sì, e con questo? E con questo, come si dice? A cavallo donato non si guarda in bocca. Però, bravo! Finora le hai indovinate tutte. Un esperto coi fiocchi. Lo credo bene, ci si è rovinato quei cavalli. È un vero signore. Signora Bice, il primo gettone l'ha guadagnato. Chissà, allora, forse ho fatto bene a fargli credito. Tiene le prossime 3 domande e speriamo di portarla alle 320.000 lire. I notai ci guardano, eh? Grazie, signora. Allora, è pronto? Prontissimo.
La domanda da 80.000 lire è la seguente. Ci fu nella storia un cavallo che occupò una carica pubblica. Come si chiamava e a chi apparteneva questo cavallo? La domanda non è pertinente. Comunque, io per dimostrarle che sono ferratissimo al pari dei cavalli, le dirò. Il cavallo si chiamava Lucullo, Lucullo come culinaria. Apparteneva appunto all'imperatore Caligola, che lo nominò senatore e visse fino all'età di 64 anni. L'imperatore? No, no, prego, il cavallo. La risposta è esatta, bravissimo. Ed ora passiamo alla domanda da 160.000. Ci dica quali sono i nomi dei più importanti ippodromi d'Italia attrezzati per le corse ad ostacoli. Ce ne dica almeno 5. Ma io glieli dico tutti. Mirafiori, San Siro, Mirabello, Le Ascine, Vardenza, Agnano, Parco della Favorita, eccetera, eccetera. Oh, sai che quello lì è un fenomeno. Sì, Calmera. Dunque siamo giunti all'ultimo ostacolo della nostra prima corsa. Sì. Abbiamo la domanda da 320.000 lire. Sì. Stia bene attento. Mi dica i nomi di 3 cavalli che la storia e la letteratura hanno reso celebri. Bucefalo di Alessandro Magno, Ronzinante del signor Don Chisciotte, Carlo Magno di D'Artagnan. Bravo. Senza contare poi che ci sono altri cavalli ugualmente celebri, come il cavallo di Troia, i cavalli di Frisia, la piazza Magnacavallo e il cavallo dei Pandaluri. La risposta è esatta, ma noi volevamo sapere soltanto i primi 3 nomi. Ormai li avevo lì. Lei ha vinto 320.000 lire, noi l'attendiamo la prossima settimana per la domanda da 640.000 lire in cabina. Sarò puntuale. Un bel applauso per il nostro vincitore. No, 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 no. Sicuro per questa corsa? No, grazie, aspetto il duca. Mi fido soltanto di lui ormai. Signore, lo vuole un cavallo sicuro per questa corsa? No, grazie, aspetto che me lo dia il duca. Lui sì che se ne intende di cavalli, grazie. Poi il duca. Grazie, buongiorno, arrivederci a due mondi. Duca, dica. C'è qui la contessa che avrebbe qualche cosa da dirle. Con molto piacere. Vuole un cavallo sicuro? Oh, pardon, desidera qualche cosa, mi dica. Vuole venire con noi al polo, Domenica. Al polo? No, non posso. Innanzitutto non sono attrezzato e poi soffro in fretta. Ma no, si tratta della prima partita di polo a cavallo della stagione. Pardon. Avevo confuso, mi credevo. Sì, senz'altro, accetto volentieri. Allora, domenica. Domenica sarò da lei. Omaggi, contessa. 500.000 lire. E va bene, diamolo, altrimenti questo ci rovina tutto. Vabbè, diamole 500. Ah, eccolo che arriva. Senti un po' tu. Per causa tua, noi qui non possiamo combinare più niente. Giovanotto, cominciamo a mantenere le distanze. Mi dia del lei. Ha capito? Capito. Perfettamente. Dunque. Allora dicevo, per causa sua. Per causa di chi? Sua. Sua di. Ah, sua mia. Ha detto che vuole lei. Scusi. Noi non possiamo combinare più niente. Ebbene, con ciò. E mi dica un poco, mi dica, quanto vuole lei per prendersi una breve vacanza? Per assentarmi per un periodo. Già. So, ma faccia lei. Beh, sono pochino, comunque. 500.000. Ha detto lei 500.000? Credevo 5.000. Ah. Un momento, giovanotto. Non fraintendiamo. Io dicevo 5.000 e 500.000. Cioè 5.000 e rotti. È chiaro? Ci vuole il resto. Dagli le 5.000, hai detto? Ecco i rotti. Sono ottime. Va bene. Signori, grazie. In bocca al lupo. Camillo, proseguimi. Sì. Questa è la caparra.
500.000 lire. Grazie. Esatto. E questo è il compromesso. Vediamo. Benissimo. Non fa una grinza? No, il foglio è nuovo. No, dico, non fa una grinza il contenuto. Sta bene. E allora siamo d'accordo. D'accordo. Posso offrirle qualche cosa da bere? Sì, volentieri. E cosa posso offrirle? Beh, mi dia una coppa di champagne. Che champagne avete? Beh, noi abbiamo lo champagne nazionale. Ah no, mi dispiace, io bevo soltanto champagne francese. Mo Chanton? Dico, Mo Chanton? Ah, non lo so, ma qualcuno ha visto uscire Antonio? No, non è... Lei ha visto uscire Antonio? Io no, chi è, scusi? Lei ha domandato, è uscito Antonio? Non lo conosco, chi è questo signore? È Chanton. No, lei è confuso. Mo Chanton sarebbe la marca dello champagne. Ah, non conosco questo Antonio. Dunque, se posso offrirle qualche cos'altro che abbiamo qui... Ecco, se vuole offrire questa roba che sta qui dentro. Queste sono bibite da gratta che caro, caro signore. Dunque siamo intesi, e se fra 5 settimane non avrò il rimanente della somma, questa caparra se n'è andata. Caro signor Metastasio. No, Anastasio. Anastasio, pardon. Se non sbaglio, siamo d'accordo. Io glielo ho già detto, la pagherò in gettoni d'oro. Vabbè. Fatti sono fatti, les affaires sont les affaires. Perché lei vorrebbe comprare questo bar con i gettoni di lascio al raddoppio, vero? Giovanotto, a me sembra che queste cose a lei per ora non dovrebbero riguardare. Guardi che non è così facile come lei crede. Anch'io le prime 8 domande mi sentivo forte come un leone. Quando sono entrato in quella maledetta cabina, mi è mancata la parola. Ebbene, io vincerò. Gliel'auguro. Stia tranquillo. E stia tranquilla anche lei, cara Elsa. Vabbè. Signor Vespasiano! Ma che Anastasio! Bye bye! Che tipo? Di un po', perché ti ha chiamato Elsa? Perché, come mi chiamo? No, ti ha detto cara Elsa. Ma si vede che gli sono simpatico. Invece no? Lui a me è antipatico. Ma poveretto, ma che t'ha fatto? Intanto l'idea di comprare questo bar con i soldi di lascio raddoppia era mia. Poi ti fissa sempre, ti guardi in un modo. Beh, io non me ne sono accorta. Ah, me ne sono accorto io. Ah, andiamo bene. Ma che ti sei messo in testa? Senti un po', quel tipo a me non piace. Beh, allora se diventerà padrone di questo locale come farai? Sta tranquilla, non ci riuscirà. Appena entra nella cabina crolla, te lo dico io, crolla. Hai visto? Che t'avevo detto? Ha vinto. Bello sforzo. La domanda era facilissima. Anche se fosse stata difficilissima, quello non lo batte nessuno. Ne riparleremo fra una settimana. Si parla solamente di lasciare o raddoppiare. È un'altra importazione che ci viene di laggiù. È come un pacco d'uno che dona la TV. Ma in questa sera di primavera in due si giocherà. Lascia o raddoppia. Lascia o raddoppia, che mai succederà? Chissà. Lascia o raddoppia, sto qui aspettando la tua decisione. Lascia o raddoppia, sto qui che palpito dall'emozione. Il tempo forse sì, forse no. Lascia o raddoppia. Se tu mi lasci te ne pentirai. Lascia o raddoppia. Raddoppia i baci, doppia gioia avrai. Ho messo in vano il mio cuore che vala sei tu di 1100 mito. Perciò raddoppia. Thank you.
capi che do. Forse sì, forse no. Lascia o raddoppia. Se tu mi lasci te ne pentirai. Lascia o raddoppia. Raddoppia i baci e doppia gioia avrai. Ho messo in palio il mio cuore che vale assai più di mille gettoni d'or. Perciò raddoppia. Con il signor Nicolis. Parlano d'affari? No, parlano di lascia o raddoppia. Ah, allora. Io questo duca lo conosco, fa l'informatore alle corse. Quello non ha mai visto tanti soldi in vita sua. Sono certo che domani sera lascerà. E invece sono convinto che raddoppierà. Ma perché raddoppierà? Perché è disperato. I disperati rischiano sempre. Io almeno ho sempre rischiato. E a forza di rischiare sono diventato gioia d'accola. L'indesiderabile numero uno. Oh, prego, no. L'indesiderabile numero uno sono io. Io sogno. Scusa. Prego. Senti un po'. Dimmi. Vogliamo fare una scommessa, io e te? Sì. Io scommetto il mio locale contro tutte le tue macellerie. No, no, facciamo una scommessa little, piccola. Piccola scommessa? Bravi, chi perde regala una pelliccia di visone a me. Troppo comodo. Senti, facciamo così. Chi perde regala una pelliccia di visone alla donna dell'altro. Sì. D'accordo? D'accordo. Che cari. Non capisco proprio perché vi chiamano indesiderabili. Salute. Salute. All right. Allora lascerà. Raddoppierà. Va bene. Va bene. Ciao. Ti saluto. Arrivederci. Arrivederci. Come on. Guarda, Nick. La pelliccia la voglio di visone selvaggio. Anche Columba, tesoro. Good night. Good night. Good night. Ehi, ehi. Che razzo di scommesse ti metti a fare? Una pelliccia di visone? In Chicago scommettevi ben altro. Lo so, ma qui dobbiamo rigare dritto. Quando facciamo sul serio ci scappa sempre il morto. Va bene, ma se qui il duca si presenta raddoppia, a te non importa. Il duca non si presenterà. Ho capito, vuoi che io... No. Qua siamo in Italia, non a Chicago. Dov'è Columba? Eccolo là. Chiamala. Ok. Nick ti vuole. Cosa c'è? Siediti. Senti. Ti piacerebbe una bella pelliccia di visone selvaggio? Oh, caro, finalmente! Sì, però te la devi guadagnare. Non aver paura, saprò guadagnarmela. No, non così. Senti, senti bene quello che devi fare. Prego, signorina, si accomodi. Marietta? Vedrà, signorina, rimarrà contentissima perché le abbiamo preparato una delle nostre camere migliori. Prego, signorina, le faccio stanata. Le piace? Sì, è carina. È vero? Ma non ha le valigie? Come? Le valigie. Ah, le porteranno più tardi. Signorina, faccia pure il suo comodo. Noi dobbiamo uscire un momento. La casa è a sua completa disposizione. Grazie. Ma non è mica un grammofono questo? No, qui è un necessaire. Perché? Perché, signorina, la prego di non far rumore, dato che nella stanza vicina ci abita il duca della Forcoletta. L'eroe di Lascio Raddoppia. Appunto, il quale si sta preparando per rispondere tra poco alla domanda di 2,5 milioni, quindi... Stia pure tranquilla, signora, non gli darò alcun fastidio. Lo credo. Buonasera. Buonasera. Andiamo, Marietta? Veleno! No! Veleno no! Ha sbagliato la prima domanda, la seconda no, è il momento. Come? Signor Duca, lei ha 30 secondi di tempo.
Mi sa dire in questo spazio di 30 secondi chi è che fu che fisse la corsa, eccetera, 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 eccetera. Tramonto! No, la domanda non è pertinente, la domanda è pertinente. Non è pertinente la domanda, è pertinente! Glielo dico io, chi è che me lo dice? Chi? Chi è? Che c'è? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ma che ha, si sente male, signor Duca? Ma che mi sento male? Un accidente che ti piglia? Sto benissimo, mi sto ripassando la parte. Tu, tu non sai che cosa significhi entrare in quella maledetta cabina. Vabbè, ma lei ha risposto così bene fino ad oggi a tutte le domande. Lo so, sono preparato, sono preparatissimo, anzi sono super preparato, non lo metto in dubbio, ma sai com'è, alle volte stai lì, emoziona la cosa, ti piglia quel cosciuman che... Che cosa la prende? Già, ti piglia quel cosciuman che... Oh. Vabbè, lei non si prende le cosce in mano. Già, io ho preso qualche volta le cosce, ma adesso lo dicevo, digli. Cafone, sei rimasto uno stallino, è inutile. Cosciuman. Francese significa patema d'animo. Già, io faccio il francesismo con te. Cos'è questa roba? Cos'è questa roba? Ah, è la sua calza, la sto rattoppando. Butta via quella roba, ma fa vedere queste cose. Solo è unica questa, vero? Sì. Non le buttare via. Dunque, cauchemar significa patema d'animo. Patema d'animo. Vogliamo cominciare a fare prova? Sì, sì. Vogliamo cominciare? Sì, sì. Tu ci sei a fronte? Sì, signor. Sì, sì. Dunque. Ecco, questo è il microfono. No, questa è una candela. Lo so che è una candela. In questo momento funge da microfono. Hai visto? Quello lì che c'era a fare così. Chi? Ah. Si funge, è una finzione. Ah, funge? Allora adesso vado in cabina. Sì, signore. Questa è la cabina. No, questo è l'armadio. Lo so che è un armadio. Lo so. Ma l'armadio funge da cabina come la candela funge da microfono. Funge da microfono. Hai capito? Fungono tutte e due. Fanno fungono, non fungono, fungono. Terrore. No. Oh, tu hai visto come fa... Buongiorno. Buongiorno. No, dico, hai visto come fa buongiorno? Buongiorno. Buongiorno? Buongiorno. Ma che capisci? Eppure ti ho portato appresso con me, no? Come fa il signore buongiorno? Ah, buongiorno, signore. Buongiorno, signore. Mi spaccherei la testa, dovevi spaccherei. Ah, va? Si sente? Pronto, signor Duca, mi sente? Vuoi parlare, o no? Sto dicendo, mi sente? Io non sento. Pronto, mi sente? Non si sente niente in questa cap... Hai ragione, scusi. Mi sente? La cuffia, no? Non c'è la cuffia, non sento. Pronto? 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 Chi parla? Parla Camillo, io con chi parlo? Lei parla col Duca, cosa desidera? Signorina, lasci la comunicazione. Pronto? 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 Camillo? Camillo? Sì. Ti spaccherei la testa. Ah, andiamo. Andiamo, su, fammi una domanda. Domandami qualche cosa. Signor Duca, lei ha 30 secondi di tempo per rispondere. Quando mi dà lo stipendio? Questa domanda non è pertinente. È una domanda impertinente. E per questa impertinenza io ti do 2000 lire di multa e uno schiaffo. Vai ad aprire. E ricordami che avanzi uno schiaffo. Grazie, signor Duca. Prego. Fellone. Aiutatemi, aiutatemi per carità, salvatemi! Calma, signora, calma, calma, stia calma. Mi dica, calma. Mi è accaduto qualcosa. Che è successo? È successo? È accaduto qualcosa? Mi fa impaperare, stai zitto. Mi scusi tanto, signore, mi dica, cosa le è accaduto? Lei si ricorda di me, vero? E come si fanno a ricordarsi di lei? Lei, se non mi sbaglio, è la desiderabile. E si ricorda anche del mio fidanzato. Suo fidanzato? Quel signore è alto, grosso. Ah, sì, adesso mi ricordo, sai chi è? Fifiti. Sì, mi ricordo. Ma non stia lì, veniamo al fatto. Si accomodi, prego, la prego. Faccio strada. Si accomodi. A seguì, madame, così. Ecco, mi dica, io sto qui in ascolto. Mi è successa una cosa terribile. Ullala. Il mio fidanzato ha delle fisime. Cosa c'è il suo fidanzato? Delle fisime. Oh, poveretto, quanto mi dispiace. E dove le ha queste fisime? In testa. In testa? Ma guarda dove vanno a uscire certe malattie. E il medico che dice? Sicura? Immagino che sicura. Ma no, cosa ha capito? Ha delle manie, ecco. Oh, scusi, distratto, ho confuso fisime con manie. È e geloso. Allora... Geloso? Oh, che volgarità. Si è messo in testa che io lo tradisca. Ma questa è una mancanza di fiducia, mancanza di rispetto verso una bella signora come lei. E vuole sapere con chi? Con chi? Con lei. Eh? Con me? Oh, bella. E che c'entro io? Lei alle corse mi ha guardato. E beh, guardo tanta gente. Lei parla così perché non conosce il mio fidanzato. Non lo conosco, ma... Ormai nessuno gli toglie più dalla testa che tra me e lei c'è del tenero. Del tenero?
E per colpa sua voleva ammazzarmi e io sono scappata. Scusi, signora, la frase è poco gentile. Ma lei è venuta proprio qui in casa mia a morire ammazzata? E dove voleva che andasse? E che so, qui vicino, al mattatoio. Duca. Dica. Ma lei è l'unica persona che mi ispiri fiducia. Lei è un vero signore, non mi lasci. Ma io vorrei non lasciarla, ma capirà, cioè lascio raddoppia. E se non raddoppio vuol dire che lascio. E se lascio che raddoppio? Un fico secco. Dal Teatro della Fiera di Milano vi trasmettiamo Lascia Raddoppia. Presenta Mike, buongiorno. A noi ci interessa il Duca. Ah sì? Lei vuole andarsene? Si capisce, è ovvio. Ma non può uscire. Chi me lo vieta? Perché non posso uscire, scusi? Prima di tutto perché la chiave della porta ce l'ho io e sta bene dove sta. Questo mi consta. E poi perché sul marciapiede di fronte c'è lui, pronto a far fuoco. Ma guardate, guardate in che situazione mi sono cacciato io, tapino. Duca. Dica. Segga. Seggo. Si faccia una risata. Se quello ci trova insieme, ci ammazza tutte e due. Questo è meraviglioso. No, non me l'aspettavo. È buona, ostra che sei buona. Se ci trova insieme, pipì, ci ammazza a tutte e due. Aggi! Ma che scherziamo? Ci mancherebbe altro. Di pelle ce n'è una sola e io me la tengo cara. Ma come? Lei non è contento? Ma contento di chi? Ma di questa situazione. Pensi come sarebbe romantico morire insieme. Eh? Ne parlerebbero tutti i giornali. Saremmo gli eroi del giorno. Come Giulietta e Romeo, Tristano e Isotta. Sì, Isotta Fraschini, Alfa Romeo, Don Camillo Donevole Peppone. Signora, non facciamo scherzi, per carità. E poi ci mancherebbe altro. Lei è una signora giovane, anzi che dico giovanissima. Io sono un minorenne anziano, così direbbe domani la gente, specialmente la plebe. No, 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 per carità, su, mi dia la chiave. Mi lascia andare via, dai. Ah, sì? Sì. Lei vuole la chiave? Sì. Lei sa dov'è? Se la prenda. Beh, questa è una vigliacata che lei mi usa, signora. Lei sa che io sono un gentiluomo e non posso manomettere una bella signora come lei. La mia nascita, certe manomissioni, me le vieta, assolutamente. Assolutamente. Camillo! Avanti, Duca. Non me lo dica. Coraggio, che ci vuole? Avanti, su, chi aspetta? Camillo! Prenda, su! Eccomi, padrone. Ah, avanti. Per Dinci anche per Bacco! Sono salvo! Sono salvo, signora, i miei omaggi. Sciappa, le manderò dei fiori, sa? Duca! Dica. È tutta colpa tua, pezzo di un cretino! Signore e signori, siamo giunti a quota 2.560.000. Ma siamo molto in apprensione questa sera, perché purtroppo il Duca della Forcoletta, colui che ha creato un nuovo tipo di lascia o raddoppia e che tante simpatie ha destato tra coloro che seguono questa trasmissione, non si è presentato. E questo ci Look, pensato, cosa ti diceva? Mi dispiace per la mia pelliccia. A me dispiace una cosa sola, aver perduto la scommessa. Non avevo mai perduto con nessuno io, né con Nicky né con altri. Ah, eccolo che arriva, venga Duca. Della Forcoletta. Buonasera. Buonasera. Lei ci ha fatto stare in grande apprensione questa sera. Ah sì? Temevamo che non tornasse. Eh no. Vede, signor Mike, i conti qualche volta non tornano. Ma io sono Duca. Dunque sì, sono stato trattenuto, cioè meglio, sono stato accalamitato da una... No, è una cosa mia, non ci faccia caso. Allora? Duca. Dica. Questa sera lei è tornato per raddoppiare o per lasciare? Ma è ovvio. Cioè? Cioè, mondi, raddoppio, no? Benissimo, siamo molto contenti. Mi vede? Ho i miei, grazie. Se vuole. Un applauso per il Duca che questa sera raddoppia. Quanto costa questa maledetta pelliccia? Una pelliccia di visione passabile, almeno 4 milioni. Ve la sei cavata con poco, ah. Vede, Duca, anche questa volta abbiamo 3 buste. Ne deve scegliere una e speriamo sia quella buona. Veramente, io sono un po' imbarazzato nello scegliere. Beh, capisco, però bisogna prenderne una, si decida. La destra, la sinistra o il centro, quale? Il centro. E voilà. Senta, Duca, prima di entrare in cabina lei deve accontentare una richiesta dei nostri ascoltatori. Volentieri. Vogliono un buon cavallo per le corse di domenica prossima. Bene. Buon cavallo. Giocare Saponetta. Saponetta è figlio di Faccione. E la madre, sai chi è la madre? Sì, mi sembra di saperlo. Ci pensi, figlio di... Padre Faccioni. Sì. Pronto? Pronto? Signor Mike, mi sente? Ha 1 minuto e 30 secondi di tempo. Il cronometro è a sinistra, la cuffia è lì davanti.
Pronto? Ma cosa mi fa fare? È lei che deve entrare in cabina, non io. Una cabina per uno non fa male a nessuno. Dica la verità, l'ha provata l'emozioncina, eh? Dunque, tocca a lei entrare in cabina, per favore. Subito. Lei mi farà avere dei guai. Per carità. Ecco qua. Sì. Ecco qua. Mi sente? Sì, la sento. Duca, non è una caramella quella. E cos'è? I tecnici protestano. Ah, scusi, eh? Allora, signore e signori, la domanda da 2.560.000 lire che i nostri esperti hanno preparato per il Duca della Forcoletta è la seguente. Un fantino, Van Flint, nel 1892 portò alla vittoria un puro sangue usando un mezzo illegale. Quale fu questo mezzo illegale? Le diamo esattamente un minuto e mezzo di tempo per rispondere. Via! Volta casca. Sì, domani! Ancora mi fa. Forza, Duca. Il tempo passa. Qual è la risposta? Forza, Duca. Ha capito? Sì. Allora? Le cronache dell'epoca riferirono che il fantino aveva applicato alle scarpe dei minuscoli aculei. Bravissimo! Momento! Viceversa, si scoprì poscia che si trattava di ben altro. Di ben altro? Come sarebbe a dire? Beh, non è il caso. Ma no, noi vogliamo che ci illumini, lei è un esperto. Signor Buongiorno, qui facciamo notte. Appunto perché stiamo per fare notte, vogliamo andarcene a casa. Ci dia la risposta. Con quale mezzo illegale questo fantino fece vincere il suo cavallo? Una supposta di pepe di Cayenne! Ah! Hai visto cosa t'ho detto? Beh, signor Duca, lasciamo perdere la seconda risposta. Noi volevamo la prima. Ad ogni modo, lei ha vinto 2.560.000 lire. Le facciamo le nostre più vive congratulazioni. Grazie. Anche questa volta gli è andata bene. Però sono sicuro che dopo la paura provata per quell'attimo di amnesia il signor Duca non raddoppierà e si contenterà di 2.500.000. Secondo te che fa? Lascia? Sì. Secondo me raddoppia. Vuoi fare un'altra scommessa con me? Sì, però questa volta non è che scommettiamo una pelliccia di visone. E scommettete un bel braccialetto di brillanti. Ne ho visto oggi uno, un amore. Di un po', puoi scommettere tutte le tue macellerie? Perché no? Contro il tuo locale. D'accordo. Ma ragazzi, non vi pare di esagerare? Chi di voi due perde è rovinato per sempre. Uno di noi due è sempre stato di troppo. Ci davamo fastidio in America, figuriamoci qui. Buonasera a tutti. Ciao, Columba, ma dove sei stata? Ho avuto da fare. Buonasera, abbiamo fatto tardi, eh? Io sarei curioso di sapere dove che siamo stati. Pigliami il cappello. Andiamo. Stupida. Quei due stasera hanno cercato di barare. E allora cercheremo di barare pure noi. Simpatia. Stammi bene a sentire, eh? Dica! Scusi, dica! Vedi, Nick, Joe adopera i tuoi stessi metodi. Vedremo chi la spunterà. Vai! Graziosa dama, permette che io mi presenti? Lei non ha bisogno di presentarsi. Lei è l'uomo del giorno. Ho capito. Lei allude forse a quel giochetto di lascia una doppia? Oh, ma cosa vuole? Io non mi faccio illusioni. Affatto. Quello è un successo effimero, è un fuoco di paglia. E dico con chi ho l'onore? Mi chiami Ellen. Ellen? Ellen? Ma questo nome non mi è nuovo. Ah? Che sciocco, confondevo. Sì, quella è Elena.
La famosa Elena di... Omonimia. Omonimia, appunto. E dove ho il piacere di essere condotta? Al capriccio. Audace. E dove ci condurrà questo capriccione, eh? Dillo al duca tuo. Ma duca, che cosa ha capito? Il capriccio è il famoso locale notturno. Ah, il night club? Separé. Posso? Prego. Che cosa posso servire, signor Duca? Dello champagne, vero Ellen? Certo, champagne. Ha delle preferenze? Sì, Monte Chandon va bene. Va benone. Del Monte Chandon. Benissimo. Creda per la signora, sono veramente lusingato di questo ratto. Mi sento un sabino, ecco. Anch'io sono veramente felice di averla qui con me. Ah, sì. Sì, essere rapito da lei è una gioia. E mi dica la verità, quando mi ha visto, ha sentito, come si suol dire, un coup de foudre, un colpo di fulmine, vero? Sì, sì, effettivamente lei ha un fascino, direi, quasi slavo. Sì? A proposito, Duca, lei di dov'è? Io sono partenopeo. La credevo di origine danubiana. No, i della Forcoletta sono di Roccasecca. Davvero? Oh, che bella cosa. Che mani meravigliose che ha lei. Grazie. Sono sue. Scusi, confondevo, sa, l'emozione vicino a lei. Dico, sono sue queste mani così meravigliose, che belle. E le posso fare una domanda indiscreta, forse? Ma dica, Duca, dica. No, dica Duca lo dico io, lei dica Duca, io dico Dica. Allora io dico Duca. E io dico Dica. Duca? Dica. Che cosa voleva sapere? Volevo sapere se lei è sposata, è vedova o nubile. Io sono fidanzata. Ah, brava. E chi è questo fortunato? È il proprietario di questo locale. Oh, e siamo venuti proprio qui. Ma stia tranquilla. No, non sto tranquilla affatto. Ah, ma come sono in disordine. Bisogna che vada a rifarmi il trucco. La faccia lei. Permesso? Prego. Già tornata, cara. Ho fatto presto, sa. Queste mani. Ma cos'è? Ha cambiato profumo? Ma dico, non fumerà mica la pipa? Scusi. Codimineghe, io sono Gioia Taccola, il proprietario di questo locale. Oh. E il fidanzato della signora Ellen? Precisamente. Sì, signore, io non so cosa dire. Io sono un gentiluomo. Sono a sua disposizione. Mi mandi i suoi padrini. Per fare che cosa? Come fare che cosa? Un cartello di sfida, non so. No, quando mi si manca di rispetto sul serio, io sparo direttamente io. E allora sa come ti spari? No, subito, no. Spari più tardi? No. Speriamo stasera. No, guardi. Vogliamo sparare domani mattina? No, senta signore, io sono un uomo d'affari. Io ho giocato una grossa somma su di lei. Su di me? Se lei la settimana prossima non raddoppia, io perdo questa somma. Dunque, lei deve raddoppiare. Le do 5 milioni se raddoppia. Ma vede, egregio signore, io avrei raddoppiato comunque. E così, è così sicuro? Sicurissimo. Quella cifra, la vincita, a me mi occorre per comprare il bar Aurora dove mia figlia è cassiera. Ah, va bene, vuol dire che allora lei comprerà due bar Aurora a sua figlia cassiera. Eh? Ecco qua, 5 milioni. Permette? Prego, s'accomode. Osservo deviso. S'accomode. 5 milioni, sono 5 milioni. Ma guarda che se lei un raddoppia... So guai, eh? Per carità, le pare che... D'accordo. Arriverello. Arrivederci. E come dite che si chiamavano? Gioia Taccola. Gioia Caccola.
A vista pagate per questo mio assegno bancario la sua banca. Le chapeau, se vous plaît. Sì. Guanti, bastone. Dammi il resto, bambino. Quant'è? È un assegno di 5 milioni. Signore mio. Non ce l'hai? Ebbene, sarà per un'altra volta. Bambola. Frufru del tabaret. Frufru del tabaret. Oh, chi si vede? Il signor Fifi di Fifi. Vieni con noi. Quattro passi? Volentieri. Ma no, io dicevo a piedi, però. Scusi. Ma che succede? Cosa vogliono da me? Calma, calma. Siamo arrivati. Oh. Eccoci qua. Vedi questa testa? Beh. Ti piacerebbe finire così? E mi fate venire fino a qua per dirmi queste sciocchezze? Non sono sciocchezze. Metterò la tua testa fra queste due, capisci? Ah sì, per fare il trio. Però se vuoi puoi evitarlo, dipende da te. Lo so, ma dico, in che modo, non so, Semplicemente non raddoppiare. Ma scusate, questa è una prepotenza, è un sopruso. Beh, noi siamo fatti così. Scusate che ve lo dico, ma siete fatti male. In conclusione, ascolta bene. Se tu lasci, sei salvo. Se raddoppi... Ah. Finisci sgozzato qua in mezzo. Uomo avvisato e mezzo salvato. Sì, signore. Altro? Posso andare? Buonasera, signore. Buonasera. Non raddoppierà. Per carità, tolgo quell'affare. Ah, è lei, s'accomodi, s'accomodi. Sa, coi tempi che corrono non si può mai sapere. Lo capisco benissimo. Dunque, signor... Taccola. Signor Caccola. Taccola. Taccola, pardon. Sono venuto per parlarla. Con me? Sì, sì. Avanti, dica, parli pure, s'accomodi, prego. Grazie. Prego, s'accomodi. Grazie. Dunque io ci ho ripensato. A cosa? Al raddoppio, non raddoppio. Come un raddoppio? Non raddoppio. Ma come, non deve comprare il bar per la sua gentile figliola e non raddoppia? Lo so, ma sa cosa, io ci ho ripensato, i bar sono passivi, non fruttano niente, non rendono. Non rendono? Non sono attivi e ogni giorno fallisce un bar. Ah. Ogni giorno fallisce un bar. Uh-huh. Quindi dice, questo è il suo assegno, sano e salvo, eccolo qua. La saluto e la riverisco. Senta... A lei qualcheduno lo ha influenzato. No, che influenzato? Sì. Influenze neanche. Neanche i macellari. Le hanno influenzato a lei. Guardi, la vede questa piccola forca? È carina, è una forchetta. Sì, una forchetta. Guarda, se lei non raddoppia, ci faccio fare anche lei la fine di questo cadavere in peccato. Con la forchetta. Con la forchetta. Chiaro? Più chiaro di così si muore. Infatti se non raddoppio, no. In forchetta. Se lei non raddoppia, io le lo asciugo. Cosa mi fa? Lo asciugo. Ah. Signora Asciugamani, io la riverisco e la saluto. Addio, forchetta. Duca. Dica. Chi è? No. È lei, sì. Brava. Mi ha teso un bel tranello, mi ha teso. Mi meraviglio, signora. Sono stata costretta. Costretta. E mi perdoni. Ma lo vedo così agitato. Cosa c'è? È successo qualcosa? Si capisce. Io sto con un piede nella fossa e col collo attaccato alla forchetta, capirà? Ma che dice? E dico, lo domandi al signor Asciugamano, lì dentro. Va bene, ma adesso si calmi. Andiamo a parlare nei separé. Lì non c'è nessuno. Separé? Sì. Per carità, non parlo di separé. Ma no, via. Questa volta puoi stare tranquillo. Queste costi separé mi frega sempre. Chiudo, Chiuda. Dica. Allora, che cosa è successo? Non è contento? Sono contentissima, sono. Ma Joe le ha date 5 milioni. Sì, ma io li ho restituiti. Restituiti? Oh, già. Ma perché? Perché se devono fare troppo lungo, lasciamo perdere. Ma sia sincero con me, Luca. Io faccio la vamp, ma sono una brava ragazza. E mi dispiace di vederla così. Davvero? Sì, davvero. Allora, mi dica perché ha restituito quei 5 milioni a Joe. Ma vede, signora... Sarebbe una storia troppo lunga e quindi è meglio sorvolare. C'è di mezzo una donna? Sì, c'è di mezzo una donna. Volevo ben dire. No, ma non è quello che hai capito, Reisa. Si tratta di mia figlia. Di sua figlia? Sì, ed era appunto per lei che io volevo vincere i famosi gettoni d'oro. Ma oramai... E perché oramai?
È perché se il raddoppio fifidi mi sgozza, se lascio il suo signor Caccola Gioia, Gioia Caccola, di come si chiama, mi impicca. Quindi, come vede, io sto fra l'ingudine e il martello. Siamo arrivati a questo. Sì. Siamo arrivati a questo, signora. Ma allora siamo nei guai davvero. Bisogna fare qualche cosa, io le conosco bene. Senta, lei deve partire, fuggire, andare lontano per qualche giorno. E come così, su due piedi, non è possibile. Ma è necessario. Lettere che ci sono pervenute a proposito del Duca della Forcoletta, moltissime ci chiedono di svelare il misterioso nascondiglio del Duca e se stasera si presenterà o no alla trasmissione di Lascia o Raddoppia. E purtroppo fino a questo momento non possiamo fornirvi alcuna notizia. Soltanto fra mezz'ora, e cioè all'inizio della trasmissione, noi stessi sapremo se l'eccentrico gentiluomo avrà deciso o no di fare la sua ricomparsa. Parerete, dove l'hai nascosto? Quello che ti domando io. Che l'hai fatto fuori perché non si presente? E tu invece lo tieni nascosto in cantina, è vero? La posta è troppo alta per fare scherzi simili. Mm-hmm. Guarda che io... Perché se ti... State calmi, non fate gli stupidi. Lo avete spaventato e quello poveretto si sarà nascosto. Senti, la scommessa è sempre in piedi, vero? Sì. Benissimo. Il primo che lo trova ne fa quello che vuole. D'accordo. D'accordo. Non l'ha nascosto lui. Dobbiamo cercarlo. Dove? Alla sua pensione. Ci sarà qualcuno che saprà dov'è. Andiamo. Ok. Dove si sarà cacciato quel disgraziato? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Un momento. Al bar Aurora c'è la figlia. Forse lei ci potrà... Ma perché non la smetti con questa storia della scommessa? Beviamoci sopra qualche cosa, io e te soli. Dopo. Prima andiamo al bar Aurora. Buonasera, mi dicano pure, non facciano complimenti. Io sono qui per loro, dicano. Cerca dappertutto. Okay. Ma chi sono loro? Ma cosa vogliono? Ma di chi cercano? Cerchiamo il Duca della Forcoletta. Ma il Duca non è in casa. Qui non c'è. Dov'è il Duca? Ma che sta succedendo? Sono venuti per il Duca. Ah, bravi, bravissimi, bene. E dove sta? Dove sta il Duca? Vieni qua. Non fare lo spiritoso. Dov'è il Duca? Dov'è? È quello che vorrei sapere anche io. E questo è peggio del Duca. È solo qui. Guardati là, Tommy. E tu, state accorto, non scherzare con me. Ma il Duca è una settimana che non lo vediamo. Aiuto, non mi lasci. Il Duca non c'è, ma trovate questa bella picciangella. Guarda. Ehi, tu, è meglio che la lasci stare, hai capito? Fatti. Vieni. Dimmi, se il Duca non è qui, dove? Su. Non lo so. Bene. Io conto fino a 10. Uno. Non lo so, vi giuro che non lo so. Due. È una settimana che non lo vedo. Oh, Duca! Dica! Ma dove si era cacciato? Ma guarda che si vede! Ma perché si era nascosto? Brutte notizie. Eh? È sopraggiunto un fatto nuovo. Poi vi spiegherò. Adesso voglio fare una telefonata e poi vi dirò tutto. Permesso. Otto. Nove. Aiuto! Rispondi.
attenta a quello che fai. Pronto? Sono il Duca. Il Duca. Portami subito il passaporto qui al caffè Aurora. Sì, signore. Digli di venire qua, subito. Signor Duca, voi dovete venire qua, subito. Perché devo venire lì? Perché? Perché? Perché sennò mi ammazzano! Oh, mi ammazzano! Senti, Duca. Chi parla? Sono Nick. Chi? Nick Molise. Dammaret. Vieni qua prima che Joe ti porta alla televisione. Se Joe ti obbliga a raddoppiare, io sono costretta ad ammazzarti, hai capito? E questo non mi piace. Senti, Duca. Vieni qua e mettete sotto la mia protezione. Io dovrei venire lì? Sì. Sotto la tua protezione? Sì. Ah, sì? Aspetta un momento che ti do la risposta. Questa è propria, ok. Signore, permette un sigaro. Oh, grazie, grazie. Arrivederla. Arrivederci, quando ha bisogno di me sono a sua disposizione. Grazie, senz'altro. Arrivederci. Arrivederla, stia bene. Allo? Beh, come è andata? Senti, Duca, ho capito che fai lo smargiasso perché hai Joe dietro di te, eh? Dilla francamente, dietro le tue spalle c'è Joe, è vero? Joe? Mi fa un baffo a tortiglione, come dicono a Roma. Se mi capitasse davanti gli farei dare tante due schiaffe dal mio maggiordomo. Un momento, signore, perché non potrei mai sporcarmi le mani. Un momento, signore, addosso a un rettile simile, ha capito? Signore, mi lasci Pronto? Pronto? Io parlavo di quell'altro Joe, quello giapponese, quello che ha inventato il riso, eh? Oh, stai parlando troppo, hai capito? Te credi? Pronto? Pronto? Tu sai da dove telefonavo? Da dove telefonava? Del bar Aurora! Bar Aurora! Bravo! Allora siamo d'accordo su tutto, va? Attento che se tu cerchi di scappare io faccio fuoco. Non inne, ma chi scappa? Allora, Duca! Qual è il fatto nuovo che diceva prima? È sopraggiunto un altro fatto nuovo su quello vecchio. E quello vecchio? Sarebbe appunto il fatto nuovo. Ah, ho capito. Lei ha deciso di lasciare. E allora Dio Marco. Duca! E io scommesso che avrebbe vinto. Caguale, il signor Doca non lascia, raddoppia. Ma che Doca, ma che Doca? Duca! Raddoppio con la U, ma raddoppio, è vero. Amunin, signor Doca. Amunin, va. Oh, senta, mi faccio una cortesia. Dovrei dire una cosa alla cassiera. Senti, se cerca di scappare faccio fuoco a distanza io, eh? Ma che scappare? Attento, guarda, eh? Ma che scappare? Me lo dà un bacio. Andiamo. Cosa ti ha dato? Avanti, muovete, già. Questo è un ratto, è un sequestro di persona. Casi, te sei rincio, vai, casi. E ora cerca di tirare dritto, se no ti faccio con la pancia. Ti derruba la pancia con quella pasta, capito? Oh, insomma, basta, non ne posso più. Come ne può più? Che c'è pure tu? Io scendo. Dove fare una passeggiata, vado a piedi. Mi raccomando, non fare tardi la televisione, eh? Chiaro, ciccio, sta morendo, parti, va presto, vai, parti. E me lo pagherai. Ma è mio padre, Bruno. Che? Quello è mio padre. E lei la signorina Elsa? Sì, perché? Il duca è in grave pericolo. Eccoli là. Seguiamoli, presto. Nick si vendicherà, lo so, lo farà ammazzare da quel suo Tommy. Che cosa si può fare? Dovete bloccare questo Tommy, è un clandestino. Dovete andare alla polizia e denunciarlo. Perché non va lei alla polizia a denunciarlo? Poi io non posso, per me sarebbe troppo pericoloso.
Quella gente che non scherza. Andiamo subito, presto. Sì, mi raccomando, fate presto. Devo raggiungere la televisione per non restare sospetti. Arrivederci. Presto, Bruno, andiamo. Ci vado anch'io. No, tu resti qui. Urca. Ma che è urca? Vai là. Siringe, un farà cosa fetusa. E parla siciliana, poi non mi dia del tuo, io sono un signore. Senti, io vado in platea. Se tu non raddoppi ti puoi considerare cadavere, chiaro? Va bene. Oh, Duca, finalmente. Ma lei ci fa sempre stare in pensiero. Signoria, venga, in pensiero. Venga, tocca a lei. Subito. Chi come è? Si sente? Emozionata? Raddoppia. Sì, raddoppia. Oh. Ah, eccolo qua, il nostro eroe di Lascia Raddoppia. Il Duca Gagliardo della Forcoletta. Buonasera, Duca. Buonasera. Oh, scusi. Buonasera. 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 Siamo molto lieti, Duca, che lei sia nuovamente qui tra noi per lasciare o raddoppiare. Sì. Tuttavia, noi sappiamo che ha già tratto enormi vantaggi dalla nostra trasmissione, vero? O lascio raddoppio, comunque vada, sono bello e sistemato. Allora lei questa sera raddoppia? Sì. Sì, ragazzo mio, si fa presto a dire raddoppio. È una parola. Bisogna pensare, bisogna riflettere, ecco. Allora lei lascia. Sì, io vorrei la cosa, signor buongiorno, va ponderata. Io prima la pondero e poi la vaglio. E dopo si vedrà quello che... Beh, ma in fondo non è poi questione di vita o di morte. Siamo lì. Insomma, Duca, non ci faccia stare sulle spine. Lei sta sulle spine? E io no? Si decida. Un momento, piano piano, sta fretta. Lo so, ma dopo di questo c'è un'altra trasmissione, ci deve dire che cosa fa. Lascia. No. Raddoppia. No. Signor notaio, io non so più che decisione prendere. Questo è un caso che finora non si era mai presentato, quello di un concorrente talmente indeciso nella scelta. Signor notaio, la prego di intervenire per prendere una decisione. Duca non ci dice se lascia o raddoppia. E là! E là! Raddoppio! Benissimo, allora, un bel applauso per il Duca che tenta la domanda da 5 milioni e 120 mila lire. Ma no, va sicuro, non sono un clandestino. Ecco, domandatelo a lui, eh! Sì, posso garantire io. Senta, la sua garanzia non ci interessa. Questo individuo lo cercavamo da un pezzo e lo conosciamo molto bene. Quanto a lei, è meglio che stia attento. All right, vai pure, penso a tutto quanto io, vai. Ok. Andiamo. Ecco qui la busta che contiene tre domande che valgono 5 milioni e 120 mila lire. Bene. Come lei sa, può entrare in cabina in compagnia di un esperto. Ha portato qualcuno? No, veramente, ma potrei andare con la signorina. No, questo è contro il regolamento. Appunto dico, non è possibile. Allora questo mi fa presumere che lei ha deciso di entrare in cabina da solo, senza l'aiuto dell'esperto. Esattamente. Just a moment, un momento, prego. Io sono l'esperto scelto dal Duca per entrare in cabina con lui. Non ce lo mando solo, è troppo emotivo. Io sono il suo più grande amico e non l'abbandonerò mai in nessun momento. Fino alla morte, vero Duca? Sì. Duca? Quello non è l'amico del gangster. Mauro che ha superi brillantemente anche quest'ultima. Io non ho ancora capito niente. Perché lei è molto simpatico, e a me e a tutti i telespettatori. Credo? Sì. Ha visto com'è fortunato, Duca? Si accomodi in cabina, allora. E non potrebbe andare solo lui? No, tocca a lei entrare in cabina, lei è in gioco. No, prego, prima lei è più alto. Poi americano, prego. Grazie. Io mi vado a prendere un caffè, eh? Ma no, lei deve andare in cabina, altro che caffè. Entri. Ma dico... No, era un'idea. E il Duca scherza. Era un'idea. Allora mettetevi le cuffie, ce ne sono due, una per ciascuno. C'è il microfono per rispondere e parlate forte perché devo sentire bene la risposta, eh? Hai voluto raddoppiare, Duca. Adesso però me la paghi.
Caraggio, sorridi. Ma cosa vuoi? Cosa vuol fare? Vuole ammazzare qui, davanti alla gente? Vogliamo fare un'esecuzione in pubblico? Vogliamo dare spettacolo? No, tu adesso rispondi alle tre domande con calma, poi ti faccio fuori quando usciamo. E chi esce da qui dentro? Lo devono ammazzare. Vi state concertando? Sì. Allora siete pronti? Prontissimi. Allora proiettile in canna e sparate queste tre risposte. Ecco la prima domanda. Qual è il nome della scuderia americana che ha dato il maggior numero di campioni nelle corse disputate a Chicago nel 1930? Ha capito la domanda, Duca? Sì, ma adesso ci volte per la nuca, ci volte per la testa. Allora, via il cronometro. Quello l'ammazza. Bisogna fare qualche cosa. Entrate in cabina, ha accettato il raddoppio, dunque ho vinto io la scommessa, il resto. Sei sempre lo stesso mascalzone. Rispondi. No, non lo so. Rispondi. La so, ma non lo so. Lo so io e no. Paolo. Rispondi. Sauer! Bravissimo, la risposta è esatta. Congratulazioni, Duca. Ha risolto il primo dei tre indovinelli. Un bel applauso per il Duca. Però c'è qualcosa che non riesco a capire. Quel tipo lì. Duca, ho l'impressione che lei abbia in cabina un vero amico. È stato lui a salvarlo, vero? Lo abbracci, ecco un amico. Lo abbracci, bravo, lo ringrazi. Senta lei. Una cosa importantissima. Che cosa c'è? L'uomo che è entrato in cabina con il Duca non è un esperto. E non è mica obbligatorio, uno può portarsi anche un amico, un parente. Ma quello è entrato in cabina per ucciderlo. Ma cosa dice? È un gangster. Che siamo in America? Bisogna sospendere la trasmissione. Ma lei è matta. Duca? Dica, dica. Ecco la domanda finale, la domanda chiave per il premio da 5 milioni e 120 mila lire. Stia bene attento dunque. Qual è il nome del cavallo che vinse il premio di Buenos Aires nel 1929? Ha capito la domanda, Duca? Via il cronometro. Non ce la faccio. Come ha detto? Rinuncio. Bravissimo, la risposta è esatta. Il nome del cavallo è Rinuncio. Congratulazioni, un applauso per Duca che ha vinto il nostro premio da 5 milioni e 120 mila lire. Venga, venga Duca, venga fuori a prendere il suo applauso. Non esco più. Ma come non esce più? Qui dentro ci sto benissimo, mi sono acclimatato. Guardi che fra poco deve entrare un altro concorrente per questa domanda. Va bene, lo faccio entrare. Vuol dire che io gli farò da esperto. No, non faccio degli scherzi. Per favore, venga fuori, guardi, ci sono tutti i fotografi che l'attendono. E va bene, uscirò. Però prima devo fare una dichiarazione. In caso di mia morte, cioè in caso che io dovessi morire, voglio che il notaio raccolga la mia ultima volontà, e cioè il premio di 5 milioni e 120 mila lire che sia interamente versato alla signorina Elsa Marini, che è mia figlia. Va bene. Addio. Prendere la fotografia. No, fotografia non basta, va. No, no, non è il caso. Il Duca è stanco, vero? Sei stanco? Sì, sono stanco morto. Adesso sono stanco, poi sarò morto. Ti farò io riposare in pace. Duca, noi la ringraziamo per aver partecipato al nostro gioco e facciamo le nostre più vive congratulazioni e tanti auguri di buon viaggio. Grazie. Pregherò per lei. Grazie. E anche per lei, sa? Le verrò in sogno e le darò i numeri. Arrivederci, L'uomo che con suo padre è quello che vuole ucciderlo. Che facciamo? Questi sono scherzi che a me non piacciono, sa? Scherzi di mani, scherzi di villano. Io ho perso la scommessa, ma tu perdi la pelle. Lei è un bruto, sa? Te lo dico io, è un bruto, sa? Come on, Mark.
lasci. Brutto figlio d'un. Non c'è l'Elisa. Vedi, chiuso. Ecco fatto. E mi trovi calmo, eh? Povero amore mio. T'ha fatto male? No, niente, sciocchezza. Dov'è? Che cosa? Stai tranquillo. Stai tranquillo. L'ho sistemato io. Duca. Dica. Lo sa che per un momento ho avuto veramente paura per lei. Veramente? Sì. È grazie alle signorine che siamo arrivati in tempo. Per un pelo. Allora addio, Duca. E buona fortuna. Grazie. E buona fortuna anche a lei. Anzi, mi permette di darle un consiglio. Quel signore dall'accento sicolo-americano, lo lasci per. Ci penserò. Ma grazie, signorina. Grazie. Tieni. Beh, ragazzi, siete contenti? Mi dai un bacio? Vuoi un bacio? Questo? Un bacio vero. Un bacio vero? Papà tuo?